In questo video tutorial voglio farvi una lezione di esempio, del corso di Webmaster, che è il corso in cui io insegno a creare siti internet curando sia la grafica, quindi le immagini da mettere nel sito grazie a questo programma, il programma Macromedia Fireworks, sia anche vado a curare la impaginazione e soprattutto la parte tecnica della creazione del sito con quest'altro programma che è il Macromedia Dreamweaver. Mentre poi un terzo software che studieremo nel corso è il FileZilla, si tratta di un software open source, quindi un software gratuito e liberamente scaricabile dalla rete, liberamente utilizzabile, che ci consente poi alla fine di pubblicare il sito su internet, su un server web, perché sia disponibile alla lettura di chiunque. Quindi inizieremo adesso con il Fireworks, con il quale creeremo alcune immagini da mettere nel sito. Vi faccio vedere qual è il risultato finale che voglio ottenere in questa lezione di esempio. Voglio creare in pratica questa semplice pagina. Questo è il risultato finale che otterremo. Una pagina in cui c'è un logo, in questo caso il logo del centro computer multiservizi, e poi c'è un pulsantino, ecco qua, entra. Sono, sai, quelle pagine di introduzione, di ingresso nei siti che spesso si trovano, dove c'è magari il logo, poi sotto c'è scritto l'indirizzo, i contatti, e poi c'è un piccolo pulsante cliccando sul quale si entra nel sito. La particolarità è che questo pulsante è un pulsante animato, ecco, basta notare che se posiziono il puntatore sul pulsante, il pulsante si accende, quindi è un pulsante animato che poi ovviamente potrà essere cliccato per entrare nel sito. Quindi questo è ciò che vogliamo realizzare, ora lo mettiamo momentaneamente da parte ed andiamo a creare il sito. Iniziamo ovviamente dal Fireworks creando l'area di lavoro sulla quale disegneremo il logo del centro computer. Devo decidere la larghezza e l'altezza di questa area, sono sufficienti 400 pixel di larghezza per 200 di altezza. In pratica si tratta di un rettangolo. Cliccando OK mi appare l'area di lavoro che è paragonabile alla tela di un pittore. Su questa tela io devo inserire delle scritte. Cominciamo con, quindi ho selezionato adesso questo, lo strumento testo, vado a cliccare. Ovviamente devo scegliere il font che voglio utilizzare, vorrò utilizzare un carattere Arial, quindi un semplice tipo di carattere Arial, eccolo qua. Con la dimensione, diciamo, a 30 punti, ecco, ed il colore scelgo un grigio scuro, questo qui, un bel grigio scuro. Scelte queste impostazioni, vado a scrivere la parola centro. Eccola che appare, benissimo. A questo punto sono già pronto per scrivere il secondo testo, che è la terza parola del logo multiservizi. Scrivo quella perché ha la stessa formattazione della prima, quindi per non stare sempre a cambiare, vado a scegliere lo strumento testo, mi ritrovo già selezionato Arial 30 colore grigio perché lo riporta dalla scritta precedente e quindi posso direttamente scrivere e mi sbrigo molto velocemente. Multiservizi. Ecco che appare la scritta. E a questo punto mi serve la scritta più importante, che è la scritta computers, deve essere di colore rosso. Tra l'altro, a questa scritta poi applicheremo anche un effetto tridimensionale. Quindi vado a scrivere, ma poi dovrò cambiare il carattere. Ecco qua, computers. Appare la scritta. Ecco, c'è un errore di battitura, lo correggiamo. La scritta computers non deve essere in Arial, deve essere un po' più grande e deve essere di colore rosso. Quindi vado a scegliere il rosso ed eccolo qua. Poi il font deve essere il Ballon Extra, che è il font che di solito decido di utilizzare quando faccio il mio logo. Eccolo qua, computers. L'unico problema di cui subito ci accorgiamo è che questo font Ballon Extra non fa differenza, non fa distinzione tra maiuscole e minuscole, quindi non si nota più che la C era maiuscola. Risolvo molto facilmente questo problema andando ad annerire solo la C, come ho fatto in questo caso, ad evidenziare solo la C, e aumento la dimensione in punti solo di quella, ecco, mi fermo a 48 ad esempio.
esempio, ed ecco l'effetto che ottengo. In pratica, la C ora, essendo più grande, pur essendo tutte lettere maiuscole, essendo la C più grande, dà l'impressione appunto di una iniziale maiuscola. La scritta computers ha anche un bordo nero. Anzi, utilizziamo di nuovo il nostro grigio scuro, così per una maggiore uniformità, per non usare troppi colori diversi, quindi un bordo più scuro in maniera tale che la scritta sia più in evidenza. Inoltre deve essere certamente ancora più grande perché sia appunto proporzionale alle scritte centro e multiservizi che sono secondarie. In questo caso, piuttosto che aumentare la dimensione del font, che in questo caso, essendo diversa tra la C e le altre lettere, è scomparsa, allora utilizzo lo strumento scala, che è questo qui. Lo strumento scala mi consente, in pratica, grazie a delle maniglie di ridimensionamento, che sono questi quadratini un po' simili a quelli che appaiono nelle clip art di Word, mi consente di ottenere un ridimensionamento, in questo caso un ingrandimento proporzionale dell'immagine. Ecco, praticamente poi tutto in maniera manuale, quindi mi è facile scegliere la dimensione giusta. Una volta che il rapporto tra le dimensioni delle scritte è per me esatto, ecco, forse andrebbe un po' rimpicciolita, ho esagerato un po', la ridimensioniamo un pochino. Ecco qui, una volta che il rapporto tra le scritte è esatto, le posiziono nella maniera che preferisco, ecco, e poi le evidenzio tutte, in maniera tale da ri-ingrandirle, ma questa volta tutte insieme, in maniera tale da adeguarle all'area di lavoro che ho a disposizione. Quindi utilizzo ancora una volta lo strumento scala, questa volta però avendo selezionato tutte le scritte insieme, e quindi Fireworks non fa altro che aumentarne la dimensione, sempre in maniera proporzionale, ma di tutte e tre le scritte contemporaneamente. Quindi poi le sposto anche in maniera che siano grosso modo centrate all'interno della nostra area. Ci mancano ancora due tocchi. Il primo è l'effetto 3D, l'effetto tridimensionale che vogliamo applicare alla scritta computers. Ora, in questo caso specifico, gli effetti li possiamo applicare da qui, no? Dove dice appunto sulla barra di proprietà effetti, due punti, e poi c'è il tasto di aggiunta degli effetti. Devo un attimo spostare la visuale della nostra registrazione perché si veda quello che devo fare. Quindi vado a cliccare il più degli effetti. L'effetto che voglio utilizzare è questo effetto che si chiama Bevel Boss. Vado a cliccarlo. È un effetto molto veloce perché in maniera molto semplice, ecco, vedete, mi dà la possibilità con un solo clic di ottenere questa scritta 3D, questa scritta tridimensionale con effetti luce ed ombra molto realistica. Do ok. Torniamo con la visuale della nostra registrazione sulla finestra principale, eccoci, e quindi come vedete il risultato è quasi finito, manca soltanto quello sfondo azzurro al posto di questo sfondo chiaro, no? Vi ricordo, ecco, vi faccio rivedere qual è il risultato finale che vogliamo ottenere, è questo, quindi non c'è uno sfondo bianco ma c'è uno sfondo azzurro. Quindi tornando in Fireworks, vado a selezionare il colore dell'area di lavoro e scelgo l'azzurro che mi serve. Ed ecco qua, questa immagine è completa. Adesso andiamo a salvarla, molto velocemente, la salveremo con il normale comando file salva, in una cartella del nostro hard disk. Adesso invece passeremo a creare, il pulsante animato che poi andrà inserito nella pagina. In questa seconda parte del tutorial, quindi, andremo a creare il pulsante animato che avevamo visto all'inizio, ve lo faccio rivedere, eccolo qua, si tratta di questo pulsantino che si accende e si spegne. Dobbiamo considerare però che in realtà non è un'immagine sola, ma si tratta di due immagini separate e distinte. Questa nera è la prima immagine, mentre questa color arancio che vedete adesso è la seconda. In pratica, questo pulsante va gestito appunto come un'animazione composta di due fotogrammi e in Fireworks non dobbiamo fare altro che comporre i due, creare i due stati, i due singoli fotogrammi e salvarli proprio separatamente in maniera distinta come due immagini separate. Sarà poi il Dreamweaver, l'altro programma, a unire i due file trasformandoli in due fotogrammi appunto della stessa animazione. Sto creando un nuovo documento, quindi questa volta l'area di lavoro sarà molto più piccola rispetto a prima, la faccio di 90 pixel di larghezza per 30 di altezza. Cliccando OK, ecco la mia area.
Mi conviene sicuramente aumentare un po' lo zoom, lo porto al 200% in maniera tale che sia più facilmente visibile quello che sto facendo. E vado anche a dare la dimensione della griglia, che la griglia in pratica è una quadrettatura in questo momento invisibile, ma che volendo si potrebbe anche rendere visibile, che consente di spostarsi a scatti, diciamo così, fissi nel disegnare. In questo caso io do una griglia di 10x10 pixel in maniera tale che disegnando il mouse si sposterà a scatti fissi da 10 pixel e questo mi permette di essere precisissimo pur lavorando a mano. Vado a scegliere lo strumento rettangolo perché la prima cosa che devo fare è disegnare un rettangolo, che è in pratica quello sfondo nero del pulsante. Parto dall'angolo in alto a sinistra, come vedete lo spostamento del puntatore è a scatti fissi di 10 pixel e quindi senza problemi riesco a disegnare un rettangolo che precisissimamente occupa tutta l'area di lavoro. Ora a questo rettangolo io voglio dare un colore non uniforme, bensì sfumato, quindi scelgo qui nelle opzioni di riempimento la voce lineare che mi permette di creare una sfumatura, in questo caso lui ovviamente ha fatto una sfumatura totalmente casuale da nero a rosso, io invece voglio che questa sfumatura sia partendo da un nero e arrivando fino ad un grigio scuro, quindi cambio qui i due colori, no? Vedete? Da nero a rosso, io invece parto di qua scegliendo appunto sempre il nero come primo colore, ma il rosso lo cambio con un grigio, ecco qua, piuttosto scuro. Va bene? Quindi come vedete una sfumatura molto lieve che quasi non si nota. La sfumatura però deve essere dall'alto verso il basso e non come in questo caso da sinistra verso destra. Quindi scelgo questo che è appunto lo strumento, eccolo qua, sfumatura si chiama appunto, eccolo qui, e vado a disegnare la mia brava sfumatura partendo dall'alto e andando, cercando di essere il più dritto possibile, andando verso il basso. Ed ecco la sfumatura come la volevo io, cioè appunto partendo da nero in alto e finendo a grigio scuro in basso. In pratica ottengo con questa sfumatura un leggero effetto luce, sembra quasi che ci sia un riflesso di luce che viene dal basso. Serve per dare l'impressione della tridimensionalità. Ora, sempre per questo motivo, per un discorso di tridimensionalità, di effetti di luce, vado a disegnare un secondo rettangolo, che prenderà metà dell'altezza del primo, eccolo qua. Questo secondo rettangolo però deve essere con un riempimento uniforme, quindi non sfumato, certamente non rosso, bensì bianco, perché voglio ottenere un effetto luce e la luce di solito è bianca. Ovviamente perché questo effetto sia realistico non deve essere così netto, ma deve essere anch'esso sfumato in un certo senso, piuttosto che una sfumatura però andrò ad applicare una trasparenza a questo rettangolo bianco. E quindi ecco che andiamo ad utilizzare un comando un po' più complesso dei precedenti, che è il comando della maschera. Questo è un comando che useremo moltissimo nel corso e che quindi spiegheremo con molta con dovizia di particolari e che utilizzeremo in tante situazioni, ora lo vediamo molto velocemente. Quindi tenendo il rettangolo selezionato, quello bianco, vado a cliccare questo tastino che mi permette di aggiungere una maschera al rettangolo. La maschera sarà un particolare strumento che mi permette di dare delle trasparenze. Ora, sempre selezionando lo strumento sfumatura, che è quello che abbiamo usato prima, però questa volta sapendo che stiamo applicando una sfumatura alla maschera, in realtà sappiamo che otterremo una trasparenza, va bene? Ora, in questo caso dobbiamo andare di nuovo a cambiare i colori, sapendo che quando utilizziamo il bianco la maschera sarà opaca e quindi non lascia trasparire quello che sta sotto, mentre quando utilizziamo il nero la maschera sarà trasparente. E quindi io gli dico che il colore di partenza della sfumatura deve essere il bianco, il colore di arrivo deve essere il nero. A questo punto vado ad applicare la mia maschera al rettangolo, quindi sempre cercando di essere il più preciso possibile, parto da sopra e mi fermo sotto ed ecco l'effetto luce che abbiamo ottenuto. Quindi, come vedete, con uno stratagemma, con un piccolo trucco, applicando una trasparenza ad un rettangolo bianco, il rettangolo adesso in alto è opaco, cioè non lascia trasparire ciò che sta sotto e quindi si vede il bianco. Man mano che va verso il basso diventa sempre più trasparente, lasciando sempre più trasparire il nero che sta sotto. E quindi si ottiene questa via di mezzo appunto tra il bianco e il nero ed è un effetto luce. Se vado a diminuire lo zoom riportandolo al centro,
100%, al 100%, e quindi vedendo le dimensioni reali del pulsante vediamo appunto che l'effetto è piuttosto realistico. Poi l'ho fatto molto velocemente, magari provando meglio, provando con più attenzione potevo ottenere anche degli effetti migliori, perché poi è questione anche di millimetri trascinando con la mano il tipo di sfumatura che si ottiene. Andiamo a mettere la nostra scritta, che deve essere una scritta di colore rosso, va bene, questa dimensione è un po' eccessiva, facciamo ecco 16 come dimensione, e come carattere voglio usare questo, il Century. Mi assicuro di non avere il maiuscolo selezionato e scrivo, la scritta era entra, giusto? Entra, benissimo. Una volta scritto, cerco un po' di posizionarla il più al centro possibile, ed ecco ottenuto il primo stato del nostro pulsante, in pratica la prima immagine è fatta. Questa ovviamente andrà salvata prima di fare quello nuovo, prima di fare l'altro. A questo punto dobbiamo realizzare il secondo fotogramma, il secondo stato del nostro pulsante, e in realtà è un'operazione molto più semplice, perché dobbiamo soltanto selezionare il rettangolo di sfondo, quello di colore quasi nero, diciamo scuro, in realtà era una sfumatura da nero a grigio che avevamo fatto, e selezionandolo dobbiamo cambiarne i colori, facendo dei colori che tendano al giallo-arancio. Quindi in pratica vado a selezionare il rettangolo, vado poi sui suoi colori, c'è un nero come colore di inizio e invece un grigio scuro come colore di fine. Partendo dal colore di fine, ad esempio, scegliamo un giallino, comunque un arancio chiaro tendente al giallino, e lo vado a selezionare, già si comincia a notare la differenza, il cambiamento rispetto a prima, rimane però questa parte nera sopra, che poi adesso tende al grigio perché sovrapposto al nero c'è il rettangolo bianco con la sfumatura, con la trasparenza, ma in realtà si tratta di un nero, e noi dobbiamo invece trasformare questo nero in un arancio un po' più scuro del precedente, ecco questo qua ad esempio. A questo punto, come vedete, il lavoro è già finito. Abbiamo cambiato i due colori della sfumatura del rettangolo, non è più da nero a grigio ma è da un arancio più scuro ad un arancio un po' più chiaro, rimane comunque sopra il rettangolino bianco con la trasparenza che serve per dare questo effetto luce, quindi questo effetto tridimensionale, sembra quasi che il nostro tasto sia di forma tondeggiante grazie a questo effetto luce, dopodiché il lavoro è finito e basterà salvare per poi adesso andare in Dreamweaver e ricomporre il tutto, quindi ora andiamo a fare la fase finale nel Dreamweaver. A questo punto ci rimane soltanto da ricomporre i tre file in un'unica pagina web e per questo utilizzeremo il programma Dreamweaver. Come vedete ci sono i tre file che ho salvato separatamente nelle operazioni fatte in precedenza, il primo, quello del logo, l'ho chiamato appunto logo, mentre i due fotogrammi del pulsante li ho chiamati tasto 1 e tasto 2, quindi tasto 1 è quello nero, mentre tasto 2 è quello che dà l'effetto luce, l'effetto del pulsante acceso e quindi quello arancione. A questo punto questa finestra la posso anche ridurre ad icona ed apro il Dreamweaver, in cui, come vedete, il programma si presenta con una schermata bianca, ed in questa schermata dobbiamo impaginare la nostra pagina web, il nostro ingresso del sito in pratica. Un po' come se fossi in Word, utilizzo l'allineamento al centro per posizionare il cursore lampeggiante al centro della pagina ed è lì che inserirò la mia immagine. Il comando è semplicissimo, inserisci immagine, sto per inserire il logo. Cliccando inserisci immagine devo andare poi a pescare la cartella in cui queste immagini sono salvate, in questo caso si tratta della mia pennetta USB, e seleziono l'immagine che si chiama logo. Se non ricordassi il nome non c'è problema, perché quando clicco un'immagine Dreamweaver me ne mostra un'anteprima, quindi mi accorgerei subito di aver sbagliato e cercherei, cliccandole una ad una, l'immagine che a me serve guardando le varie anteprime. Una volta trovato il logo, clicco ok ed ecco che appare. E questa cosa è stata semplicissima. L'inserimento del pulsante sarà un poco più difficoltoso,
perché si tratta, abbiamo detto, di due immagini, di due file diversi, che invece adesso vanno riunite in un'unica immagine di rollover, così si chiamano questi pulsanti animati. Il comando è sempre inserisci, però invece di selezionare immagine andrò su immagini interattive, cioè immagini con le quali si può interagire, e poi clicco immagine di rollover, che è il particolare tipo di immagine interattiva che vogliamo inserire in questo momento. Quindi inserisci immagini interattive, immagine di rollover, mi ritrovo in questa finestra dove, come vedete, mi vengono richiesti due file immagine, immagine originale e immagine rollover. Noi ce lo aspettavamo, abbiamo appunto creato due fotogrammi. L'immagine originale è quella che noi abbiamo chiamato tasto 1, cioè il pulsante nero, mentre l'immagine di rollover è quella che noi abbiamo chiamato tasto 2, e cioè quello arancio. Ha ragione. Andiamo a cliccare quindi sfoglia per inserire l'immagine originale, che è il tasto 1, eccola qua. Alla stessa maniera cliccheremo l'altro tasto sfoglia per inserire il tasto 2 come seconda immagine, immagine di rollover. Quindi, come vedete, tasto 1, tasto 2 sono l'immagine originale e l'immagine di rollover. Basta cliccare ok ed il gioco in realtà è già fatto. Manca però un piccolo particolare: tutto questo spazio bianco intorno alle nostre immagini proprio non è bello da vedere. Allora, dato che abbiamo utilizzato uno sfondo azzurro per il logo, io consiglierei di utilizzare lo stesso sfondo con la stessa sfumatura, la stessa tonalità di colore anche per il fondo della pagina. Quindi vedete come poi si cerchi anche di integrare e di uniformare il lavoro fatto in Dreamweaver con il lavoro fatto in Fireworks. Facendo elabora proprietà di pagina, io ho da questo comando sfondo la possibilità di scegliermi un colore di sfondo e cercherò di ritrovare la stessa tonalità di azzurro che avevamo usato prima. Quindi clicco ok ed ecco che veramente il lavoro è finito. Per vedere il risultato finale si fa un'anteprima, un po' come quando in Word utilizziamo il comando di anteprima di stampa. Alla stessa maniera qui in Dreamweaver c'è questo comando che si chiama anteprima nel browser, cioè anteprima nel programma di navigazione in internet. Qui ne abbiamo elencati due, noi scegliamo quello più comune, cioè quello più utilizzato, che è l'Internet Explorer. Mi basta cliccarlo, si apre una finestra, ecco qui, la sistemiamo un attimo, la posizioniamo un attimo. Ecco qui il nostro lavoro finale. A questo punto il logo c'è, lo sfondo azzurro c'è, dobbiamo solo vedere se il pulsante funziona, e cioè se si accende. Ed ecco qui che funziona perfettamente. Il lavoro è finito, mi spero insomma che vi sia piaciuto questo tutorial, e se doveste decidere di iscrivervi al corso di webmaster, o anche semplicemente se volete chiedere ulteriori informazioni senza impegno, non esitate a contattarmi o tramite il sito oppure anche telefonicamente, o meglio ancora di persona presso la sede. Arrivederci.